Astronauticast. Astronautica, st astronautica stagione 10, episodio 4. Questo è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'astronautica e lo spazio. Sono Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Oggi è il 3 di novembre 2016, con me c'è la squadra quasi al completo. Praticamente dico sempre così, perché ci alterniamo. A partire da Darmstadt, il presidente dell'associazione ISA, Marco Zambianchi. Tornato ai microfoni con grandissimo piacere dopo una settimana di assenza, vi saluto da Darmstadt, sono Marco Zambianchi. Questa volta sei tu quello eh, raffreddato, non si sente però, dai. Mi pare che la, la... Ero molto più Barry White nelle, nelle scorse serate, ieri dovevo preparare qualcosa che sentiremo stasera, mi facevo ridere da solo, non posso farci niente. Eh. Vabbè, vabbè. E invece da Milano c'è Paolo Amoroso. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che oggi è il 3 novembre 2016 e che se avete domande o commenti potete menzionare il nostro eh, nome utente su Twitter che è AstronauticaSt oppure su, usare l'hashtag AstronauticaSt. Grazie Paolo di uh, questa tua vedetta che ci, ci riporta all'ordine e ci, ci, ci dice che cosa. Ci, ci chiede il, il pubblico, ci segue in diretta. Abbiamo come sempre anche la, la chat su astronauticas.com/slash live. Lì non c'è sono hashtag, ma cerchiamo di buttare un occhio ogni tanto. Eh, proseguiamo. Poi da eh, Modena c'è Riccardo Rossi. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti a questa nuova puntata di Astronautica, il vostro podcast di astronautica preferito, forse anche perché è l'unico in italiano. In italiano puramente astronautico mi pare di sì. Ne stanno nascendo un sacco in inglese, ne sto sentendo più o meno due o tre in questo momento. Sì, no, infatti dovete sapere che Mike e Veronica si spacciano i podcast a vicenda. Sì, è vero. <ride> Ascolta questo, no, um, no, no, questo, questo. <ride> e poi eh, l'avete già sentita da Verona, Veronica. Ciao, ciao a di. tutti, da Veronica, da Verona. <ride> e se avete bisogno di podcast in inglese chiedetemi che ogni tanto scarico qualcosa. Bene, bene. Uh, ce ne sono un, un bel po'. Ci sono sia podcast regolari, tipo il nostro, che vanno avanti parlando di attualità, sia podcast che fanno uh, praticamente delle... Uh, sono monotematici ma di divisi su diversi, diversi Monografie. episodi. No, una monografia è una cosa unica, però questo è un monotematico che, che va avanti con diversi episodi ed è sulla colonizzazione di, um di Marte, no? We Martian. Mi pare esatto, esatto. È um, un, un altro formato. Chissà che un giorno non esploreremo anche quello, quando avremo eh, il Pluto di eh, tutte le ottomane per lavorare alle nostre cose. Non soltanto alla vita reale o al lavoro 9 uh, to 5, che poi diventa 7 to 6. Bene, eh, ho presentato tutti? Mi pare di sì. Eh, dalla chat ci dicono che non funziona, non ci sentono. Cerchiamo di proseguire e al mal che vada ci trovate offline come sempre. A chi lo sto dicendo? A chi ci ha già trovato offline. Molto bene, abbiamo, abbiamo un po' di eh, cose di cui parlare. Direi prima di buttarci su una piccola intervista, un'introduzione, un'intervista che eh, cercheremo poi di eh, centellinare nel corso del, degli episodi. Um, parliamo un attimo di AstroNauticon 8 perché siamo addirittura di arrivo. Ci sono un sacco di cose che uh, stanno quagliando, come si dice, e, e adesso è quasi tutto pronto. C'è qualche aggiornamento? Vogliamo semplicemente ricordare che cos'è AstroNauticon. Sì Mike, se vuoi posso occuparmi di questa parte iniziale per ricordare che Astronautico nella Convention di Astronautica che come associazione organizziamo praticamente da qualche tempo ogni due anni e che ha il duplice scopo di dare la parola a molti appassionati, addetti ai lavori e non che si sono preparati, che si sentono pronti a raccontare al pubblico qualcosa di questa grande scienza, di questa passione che ci condividiamo e allo stesso tempo anche lo scopo di farci ritrovare in tu, tutti insieme attorno a un tavolo di fatti alcune Momenti si potrebbero tranquillamente ribattezzare Gastronauticast per socializzare per superare la barriera dello schermo che spesso limita anche nell'espressività, nella capacità di interagire, di conoscersi. Magari qualche volta ha dato ricussione, qualche discussione di troppo, ma che poi si va a concludere in bellezza davanti a una bella birra o un tipico piatto italiano. Mi sta già venendo l'acquolina in bocca, e appunto si parla del nostro argomento preferito faccia a faccia um, per quanto riguarda gli avvisi più tecnici o più burocratici se volete eh, trovate tutte le informazioni ma davvero proprio tutte sul sito dedicato all'iniziativa che è astronauticon.it e mi riferisco in particolare sia alle sistemazioni alberghiere, non sono alberghi che abbiamo scelto noi ma ci siamo dati da fare per eh, chiedere un prezzo speciale e quindi le convenzioni per chi vuole venire a dormire a Lecco ci sono andate su astronauticon.it e date un'occhiata abbiamo riservato un ristorantino comodo comodo dietro il planetario per i pranzi di sabato e domenica è possibile anche in questo caso andare sul sito e dare un'occhiata al fatto che stiamo raccogliendo le adesioni non chiediamo denaro semplicemente ci interessa sapere quanti siete perché è comodo per fermare la sala eh, nei giorni immediatamente precedenti alla, alla manifestazione e poi per tutti i dettagli riguardanti il programma dell'iniziativa che comincia in realtà venerdì 18 novembre con la prima conferenza dedicata a rosetta di Laura Proserpio e si conclude lunedì sera con un'altra conferenza di Luca Parmitano, le stesse iniziale di Laura Proserpio, peraltro eh, che ci verrà a raccontare le sue peripezie nelle sue due missioni a bordo della stazione spaziale. Quindi, una, in realtà una quattro giorni dove, però, il primo e l'ultimo giorno vedono solo degli appuntamenti serali. Sabato e domenica il cuore dell'iniziativa, il momento migliore per socializzare e per sentire le storie che i vari speaker stanno preparandosi a raccontare. Quindi con questo è davvero tutto, non voglio prolungarmi oltre, ma davvero perché se andate su astronauticon.it trovate assolutamente tutto e se questo non vi è bastato, uh, alle, alle mail info-isa.it potete continuare a tempestarci di domande. Speriamo di vedervi in tanti, è un'occasione bella anche per venire a conoscere questi speaker di persona, se vi sono piaciuti, perché potremmo esserci tutti. Credo, credo di sì, um, gli, anche Luigi mi pare che abbia confermato. Sta facendo di tutto per essere con noi, Luigi, e spero proprio anche perché si porta il pacchetto delle tessere del 2016 sarà a proposito anche possibile eh, rinnovare l'associazione a ISA non solo per il 2016 che è interessante perché stanno arrivando le elezioni eh, amici, soci, ISA sappiate che arriveranno presto le istruzioni tecniche per votare il nuovo direttivo entro il 2016 ma sarà anche possibile rinnovare per il 2017 quindi se venite all'Astronauticon e votate o meglio e, via, e vi iscrivete acquisirete anche il diritto di voto nelle settimane immediatamente successive. Sì, uh, io vi, vi raccomando di partecipare se siete, soprattutto se siete uh, utenti di forumastronautico.it, perché tra una conferenza e l'altra non c'è un momento schedulato uh, a riguardo, però sicuramente si troveranno i momenti per semplicemente fare un po' di, di conoscenza, chiacchierare tra di noi e mettere una, una faccia dietro a un nickname, o meglio davanti a un nickname, è sempre interessante e porta ad avere um, rapporti più, più distesi sicuramente, ma in generale di, a conoscere meglio i propri, i propri amici. Uh. E, non e non dimentichiamo il buon livello, del livello delle presentazioni tecniche, tecniche degli interventi eh, degli che interventi saranno proposti in, in questi in giorni in della, questi manifestazione. della manifestazione. Già Assolutamente certo. vero. Eh, su questo volevo anche spezzare una lancia a favore degli studenti, ci sono ben due interventi. E purtroppo un terzo l'abbiamo dovuto fermare in zona Cesarini perché abbiamo completamente finito gli slot a disposizione. Però, se vi interessa venire a vedere qualcosa sulla. Razzo modellistica ammattorale sempre di zetti che volano. Se vi interessa venire ad ascoltare le esperienze di due gruppi di studenti che hanno portato sul campo sperimentale le loro tesi, ottimo, ci sono anche questi appuntamenti. Abbiamo un aspetto di storia dell'astronautica. Abbiamo il futuro dell'astronautica con altri. Abbiamo la preistoria dell'astronautica con le missioni Voyager, eh, ce n'è veramente per tutti i gusti. E abbiamo la fantascienza. È vero, abbiamo anche due scrittori che porteranno i, i loro i libri, che fanno parte di progetti editoriali anche molto interessanti. E la musica. Vero, vero, vero. Vero, Remondini dice. No. <ride> bene. Sì, eh... infatti Veronica canterà. <ride> <No. Yeah! ride> Ci metterà la sigla delle storie di Nonno Apollo in loop, ma dal vivo. Uh, bene. Poi c'era questa intervista. Allora, partiamo con il, il non un'intervista durante l'Astronauticon. La, uh, Chiudiamo il capitolo Astronauticon e parliamo invece di questa puntata di Astronauticast. Vi avevamo promesso, non mi ricordo, l'avevamo accennata, l'avevamo. Sì, uh, sì, non... sì, abbiamo accennato, l'abbiamo annunciata nelle scorse settimane, ce la siamo tenuta nel cassetto un attimo per pulirla, montarla al meglio, ma adesso è pronta. Uh, direi allora che eh, se lo, fai, fai una breve introduzione? Oh. Uh, C'è già nell'intervista, Mike. Puoi mandarla direttamente? Perfetto, allora parte subito. Diamo il benvenuto ai microfoni di AstroNauticast al dottor Simone Dell'Agnello, il responsabile dell'esperimento INRI sulla piattaforma Schiaparelli. Sappiamo tutti che. Schiaparelli non è atterrato esattamente come previsto su Marte, ma paradossalmente potrebbe anche essere l'unico strumento in grado di sopravvivere e continuare a funzionare anche in queste condizioni estreme. Si tratta di un retroriflettore laser, il cui ruolo non è affatto scontato e abbiamo rivolto a Dottor Dell'Agnello una serie di domande per capire meglio l'utilità e il design di questi particolari strumenti. Buongiorno Dottor Dell'Agnello e grazie di aver accettato il nostro invito a partecipare ad Astronauticast. Buongiorno. Parto subito con le domande. I riflettori laser hanno avuto da sempre un largo impiego in campo astronautico. In generale a cosa servono questi strumenti e in cosa Inri si differenzia dai suoi predecessori? Dunque, i riflettori laser servono per trovare la posizione eh, precisa di satelliti eh, che siano equipaggiati con i riflettori stessi. Oppure di ehm, corpi eh, celesti eh, sulla cui superficie siano dispiegati i retrodiffettori stessi, e questo è il caso per esempio della Luna. Il caso precedente è quello ad esempio dei satelliti GPS Galileo, che sono equipaggiati con questi retrodiffettori eh, laser. Inoltre la misura di posizionamento fatta con il laser da terra e i riflettori nello spazio è utilizzata per definire la posizione del centro di massa della Terra. Per questo scopo si utilizzano dei riflettori speciali, quelli dei satelliti Lageos il Laser Gerynamics Satellite. Questi satelliti sono essenzialmente mh, dei punti materiali, cioè delle sfere di metallo la cui superficie è ricoperta di riflettori, che fanno un'orbita diciamo, circolare intorno alla Terra. Eh, L'orbita viene tracciata e disegnata con il laser con un'accuratezza di 1-2 cm. Alla fine del processo, utilizzando tante sezioni sulla superficie terrestre. Questa ellisse, disegnata nello spazio con grande precisione, eh, ha una, un suo centro, un suo fuoco geometricamente e questo fuoco, invisibile ma eh, misurabile come il fuoco di un'ellisse, definisce identicamente la posizione del centro di massa della Terra. Avendo quindi questa definizione, eh, ogni altra posizione di un riflettore laser nello spazio a bordo di un satellite, di un Galileo, di un GPS oppure un riflettore sulla superficie della Luna viene quindi riferita in modo assoluto rispetto alla posizione del centro di massa della Terra. Quindi i riflettori laser danno una posizione nello spazio molto accurata, la più accurata eh, possibile con una misura diretta e soprattutto in senso assoluto, una posizione assoluta, cioè riferita alla posizione del punto privilegiato geometrico terrestre che è il centro di massa della Terra. La diversità dei riflettori eh, di nuova generazione come INRI, cosiddetti micro riflettori perché sono miniaturizzati, hanno dimensioni molto più piccole dei, dei predecessori, è quella che questi riflettori laser vengono dispiegati, installati su superfici planetarie lontane, e, per esempio sulla superficie di Marte come è il caso di Inri su Schiaparelli, Schiaparelli, in questo caso la distanza del corpo celeste di riferimento, cioè Marte, è così elevata rispetto <ride> a Terra che non è una misura di tracciamento laser diretta da Terra. Il tragitto andata e ritorno maggiore, massimo, che può fare un laser misurando direttamente un riflettore da Terra è la Luna. Quindi nel caso invece di Inri su Marte l'idea è quella di misurare la posizione di Inri sulla superficie di Marte con una stazione laser che si trova invece in orbita. Quindi questo è un tracciamento laser inverso rispetto a quello che si fa dalla Terra da una stazione laser sulla Terra a un riflettore sul Galileo, oppure da una stazione laser sulla Terra a un riflettore sulla Luna. Quindi la stazione che misura è in orbita intorno a Marte, sarà in orbita intorno a Marte, il riflettore invece di essere lui stesso in orbita è sulla superficie di Marte. Le distanze eh, di tracciamento laser nel caso di Marte sono mo molto, mo molto eh, brevi, tipicamente 4, 400 km o anche, o anche meno, per cui eh, rispetto alle misure classiche di tracciamento la base da terra verso stelle intorno alla Terra, si, si possono costruire, nel caso di Marte, per questa applicazione dei riflettori laser di dimensioni molto più compatte nella fattispecie dei micro riflettori e questo diciamo è un vantaggio perché dovendo portare della massa eh, su Marte in obbligo intorno a Marte, di Marte minore e più, è la massa, più compatto è il dispositivo, più efficiente è l'intero processo e quindi più facile portarne non solo uno, ma eh, più di uno, da distribuire sulla superficie di Marte fino a costruire una, una rete, una, un network di micro difettori sulla superficie sparsi il più possibile lontani dagli altri, in modo da coprire, pur nei piccoli numeri, eh, in modo quasi uniforme la superficie del pianeta. Quindi INRI viene osservato da dei laser che saranno presto in orbita intorno al pianeta rosso. Per quanto riguarda un aspetto più storico, parliamo dei retroriflettori delle missioni Apollo. Ecco, questi hanno subito delle diminuzioni di efficienza che sono state misurate nel corso del tempo. Che effetto avrà la polvere marziana sui riflettori di Inri? E in quanto tempo diminuirà significativamente la capacità di riflettere? E infine, questa diminuzione della riflettività potrà darci delle informazioni sulle proprietà della polvere e dell'atmosfera marziana? Allora, il problema è, è importante e interessante, tuttavia le condizioni sulla Luna eh, per gli effettori Apollo e su Marte per gli effettori Inri sono, sono diverse, innanzitutto ehm, i effettori Apollo presumibilmente hanno avuto una diminuzione di efficienza dovuta al, al fatto che la polvere eh, lunare, la regolite… Potrebbe essersi molto probabilmente posata sulla superficie dei eh, eh, riflettori, e con un meccanismo però che è diverso da quello che c'è su Marte. Mm, mi spiego. Probabilmente l'urto di micro, micrometeoriti sulla superficie lunare ha causato il sollevarsi di un po' di questa eh, polvere. N non c'è atmosfera, non ci sono venti ovviamente sulla Luna che possono aver sollevato altrimenti la polvere. Un altro meccanismo è che potrebbe esserci stato un degasaggio, un'emissione di. Gas dall'interno del, della superficie, quindi che abbia sollevato in quel caso lì un po' di questa polvere, e questa si sarebbe poi depositata sui riflettori laser Apollo, i quali riflettori laser Apollo hanno una geometria incavata, cioè la superficie frontale del vetro non è eh, a, allo stesso livello della superficie del, del, dell'alluminio, della scatola che li contiene, ma sono rientrati ehm, e quindi una polvere che si deposita là sopra vi rimane, non solo perché non la porta via nessuno, non c'è vento, eccetera, ma perché non essendoci eh, atmosfera sulla, sulla Luna i raggi cosmici causano ionizzazione su tutta la superficie, la regolite, l'alluminio, il metallo, ma anche il vetro e quindi il vetro si carica elettrostaticamente, e quando ehm, la polvere, quindi si va a depositare sul vetro che è carico elettrostaticamente, vi aderisce con una trazione elettrostatica e non si sposta più. La situazione è diversa su Marte, Marte ha un'atmosfera, ci sono venti, movimenti significativi di polvere e, di, e di, di atmosfera, tuttavia la superficie di Marte è neutra, cioè tutti i raggi cosmici che arrivano o la luce del Sole che arriva sulla superficie del, di Marte non causano l'inalidazione permanente, non ci sono cariche elettriche superficiali elettrostatiche permanenti, globalmente le superfici sono neutre e questo è stato dimostrato e misurato con i Lander Vikings 1 e 2 negli anni 70. Quindi la polvere, una volta che si deposita su una superficie, non vi aderisce per attrazione elettrostatica forte e non vi rimane come rimarrebbe sulla, sulla Luna. Quindi quello che succede tipicamente è che la, la polvere viaggia eh, continuamente sulla superficie a destra e a sinistra, si deposita sulle superfici anche ottiche, però poi il vento, così come l'ha portata, tipicamente la porta via con una grande efficienza. Questo è stato misurato in modo quantitativo utilizzando eh, i rover della NASA Spirit e Opportunity, i cosiddetti Mars exploration rovers. Eh, si pensava che la durata della missione fosse limitata dal fatto che a un certo punto i pannelli solari perfettamente piani che sono sui rover si sarebbe ehm, riempita piano piano di polvere e quindi i pannelli solari non avrebbero più funzionato. Quello che è successo è che è vero che in seguito a grandi tempeste di sabbia si sono coperti in modo significativo di sabbia e quindi non, so, non hanno più ricevuto abbastanza luce solare, ma che con successiva tempesta o azione del vento poi si sono quasi interamente eh, scoperti, e quindi hanno continuato a funzionare per periodi molto più lunghi di quelli che ci si aspettava. Ora, la superficie di questi eh, pannelli solari dei, dei rovers è veramente piatta, veramente tale che eh, la, la polvere ci rimane per gravità in modo molto facile. Invece la, la geometria di Inri è fatta a cupola e questo aiuta eh, molto lo scivolamento della polvere lungo eh, la superficie della, della cupola. Siccome poi non c'è eh, diciamo, attaccamento elettrostatico della polvere sulla superficie di vetro o di alluminio, questo vuol dire in effetti che è un puro effetto meccanico e aerautico, quindi così come i granelli arrivano scivolano e possono essere eh, rimossi perché di nuovo, eh, come dicevo, la, dal punto di vista elettrostatico la superficie de, de, del rover, di de, de, de Marte e di Inri sarà neutra la geometria di INRI studiata in modo tale da non favorire, anzi sfavorire l'adesione della diciamo, geometrica meccanica della polvere. Questo ci dice che se ci basiamo sull'esperienza dei Master Exploration Rovers, Spirit Opportunity, che sono diciamo, di geometria completamente piana, ci aspettiamo che INRI funzioni per molti anni, molti, molti anni dopo lo spegnimento diciamo, di, di Schiaparelli stesso che dovrebbe durare in funzione circa una settimana. Inoltre, la superficie insomma, curva di Inri veramente diciamo, permetterà eh, di avere Inri funzionante, stimiamo, al momento per alcuni decenni. Naturalmente ci sono eventi transienti eh, in cui a causa di una tempesta eh, magari la superficie eh, intorno a Inri si ricopre di sabbia, quindi in quel caso si può avere addirittura un blackout potenzialmente di, di Inri, però poi quando arriva la tempesta successiva statisticamente questa viene rimossa e quindi si potrà notare che la eh, superficie di Inri è di nuovo attiva. Quindi con fenomeni eh, transitori eh, si può avere un'informazione dell'impolveramento eh, locale di Inri oppure di quanta polvere circola nell'atmosfera in, in quel momento. Naturalmente queste misure sono, ehm, sono delicate, sono, eh, devono, essere fatte, diciamo, devono essere studiate e pianificate perché la causa di polvere può essere sia quella di riposizione locale sulla superficie oppure di eh, presenza della polvere nella colonna di atmosfera attraversata dal laser che dall'orbita eh, va a interrogare INRI. Quindi ci dobbiamo distinguere delle stagioni atmosferiche, se volete. Eh, tali che non ci sia polvere nell'atmosfera e allora eh, si può andare a vedere quanto riflette meno Inri e capire quanta polvere c'è sopra Inri, oppure eh, sapere che fino al giorno prima Inri era attivo e dal giorno dopo quando comincia la, la, la tempesta ancora non c'è stato un deposito eh, di, di, di polvere e quindi si va a misurare in quel transiente, il giorno stesso dell'inizio della tempesta, della tempesta, eh, quanta polvere risulta presente nella colonna d'aria attraversata dall'aser. Questo tipo di misure sono nuove, eh, avere un uh, dispositivo che possa uh, supportare questa misura per mesi e anni, mh, sperabilmente anche qualche decennio, eh, è una cosa del tutto nuova, quindi i, i protocolli con cui fare questa misura, accoppiati quindi alla fisica dell'atmosfera di Marte, sono da verificare e da studiare eh, a partire da, diciamo, speriamo, dopodomani. Eh, tuttavia c'è diciamo, un'attività di monitoraggio dell'atmosfera marziana molto importante che va avanti da, da tanti anni, fatta con altri strumenti. C'è un cosiddetto Mars Climate Database che fornisce diciamo, delle previsioni meteorologiche. Eh, di una certa accuratezza, eh, con uno strumento nuovo ecco, si potrà introdurre eventualmente, anzi sicuramente INRI come strumento nuovo per la metrologia eh, marziana, eh, con il vantaggio, e eh, qui concludo, che lo strumento nuovo eh, sarà utilizzabile per molti anni, quindi non sarà legato a una missione di una settimana o di un anno o due, ma eventualmente diciamo, avrà una durata eh, di alcuni pochi decenni. Quali sonde già in orbita intorno a Marte potrebbero sfruttare da subito INRI? Non c'è una sonda che possa sfruttare da subito INRI. Questo era noto, era diciamo così, pianificato. E la caratteristica principale del eh, di tutti i riflettori in generale, è di avere una vita media di eh, anni o eh, assolutamente di decenni. Quindi era previsto di cominciare a eh, qualificare, testare la, il lancio di INRI che non è solamente poi l'osservazione finale eh, ma anche eh, il fatto che eh, diciamo, rispetti certi standard meccanici, ottici, di materiali eccetera, che INRI ha passato con eh, successo e poi l'obiettivo globale è quello di installarne altri con le future missioni che atterrano e che si spostano sulla superficie e soprattutto, e soprattutto quello di essere lì pronto all'uso quando entrerà in funzione l'infrastruttura di comunicazioni laser attorno al pianeta rosso e le misure complementari di nuova eh, caratterizzazione laser altimetrica della superficie e della topografia del pianeta. Allora, la, la grande attività di esplorazione mh, si concretizza nell'atterraggio adesso di ExoMars Schiaparelli, nel 2020 a, dove atterrerà il uh, rover ESA ExoMars 2020, lo stesso anno ci sarà un altro grande rover della NASA Mars 2020, nel 2018 atterrerà un altro lander NASA che si chiama InSight, la Cina ha dichiarato di voler mettere un lander o rover sulla sua superficie entro il 2020, ci sono missioni commerciali, SpaceX con un contratto che ha fatto con NASA atterrerà su Marte con la missione Red Dragon, loro dicono nel 2018. Per poter raccogliere i dati da queste missioni così numerose così complesse che saranno in funzione sulla superficie per vari anni, è noto da mh, alcuni anni, sicuramente a livello di un decennio, che è necessario avere una, uh, dei satelliti orbitanti intorno a a Marte di servizio che raccolgano tutta questa grande messa di dati da più missioni, così complesse, e poi invino questa quantità di dati enorme a Terra utilizzando non le onde radio, come si fa solitamente, ma utilizzando la comunicazione laser, quindi un dispositivo laser molto complesso, molto versatile, che è capace di mandare. Eh, a terra per esempio una mappa ottica fatta con una camera tipo un iPhone che potrebbe fare una mappa della superficie del, di Marte con un'accuratezza sotto il metro per inviare questo tipo di mappa a terra se lo si fa con le onde radio al giorno d'oggi servono 9 anni quindi una mappa della superficie di Marte submetrica fatta con una camera avanzata si manda a terra con un tempo pari a Circa 9 anni con il miglior sistema di eh, invio eh, radio. Utilizzando le comunicazioni laser è noto, ma non da oggi, da tanto tempo, che per le caratteristiche diverse del laser si può mandare questa quantità di dati con un tempo enormemente più corto, da molti giorni a poche settimane. Questo è un vantaggio ovviamente enorme, noto da tempo, per cui per poter. Eh, esplorare con tante missioni di questo tipo e poi cominciare una colonizzazione anche robotica della superficie è necessaria questa infrastruttura di comunicazioni laser. La stessa infrastruttura, questo laser, può fare la misura di tracciamento laser di INRI perché questa è una cosa molto più semplice di quello che fa normalmente la comunicazione laser. Quindi questa infrastruttura sarà un orbiter eh, già previsto da NASA che dovrà essere attivo intorno a, a Marte in modo continuato come un'infrastruttura permanente, siccome i riflettori sono eh, disponibili, eh, passivi, maintenance free per alcuni decenni, questo fa sì che possano essere un'infrastruttura già presente, già funzionante, utilizzabile da un orbiter che faccia una eh, copertura e un servizio globale alle missioni sulla superficie e quindi, oltre che mandare e raccogliere dati e mandarli a terra, può osservare la posizione eh, di, puntando il proprio laser non verso terra, ma puntandolo sulla superficie. Mi faccio inoltre aggiungere che quando uno spedisce dati a terra con un laser che è collimato, ha bisogno di un puntamento verso terra molto molto accurato, che tipicamente si fa con degli star trackers, sono dei dispositivi di, diciamo così, di orientazione, di puntamento molto molto precisi, che guardano le stelle fisse. Quindi questo puntamento preciso serve da Marte a terra, quindi decine di milioni di chilometri, quando uno dovesse girare il satellite e fare un puntamento dall'orbita di Marte sulla superficie di Marte, la distanza sarebbe enormemente più corta, tipicamente 400 km ma anche 1000 km, che rispetto a 80 milioni sono una quantità molto più, Però quindi il puntamento sulla superficie per trovare INRI sarebbe eccellente, il meglio che si possa sperare. Quindi questa infrastruttura che stiamo cercando di cominciare a popolare con INRI su Schiavarelli sarà lì a disposizione per l'infrastruttura che eh, NASA ha previsto, e, e sta cercando collaborazione con altre agenzie, tra cui l'Asi, di mettere in funzione dopo gli anni eh, 20, che sarà, come dicevo, un'infrastruttura praticamente permanente. Quindi poco importa se adesso non c'è un laser, ci sarà in modo continuato e ce ne sarà diciamo, di più di un tipo, quello diciamo, permanente, abbiamo detto, è la laser communication, ma queste missioni avranno anche degli altimetri laser per rifare la topografia di Marte con accuratezza migliore dopo che è stata fatta dal Mars Global Surveyor eh, tra il 1996 e il 2006. Eccoci, tornati. Allora, eh, è un, un peccato quasi sentire queste parole con l'attesa per, per la missione. È anche vero, però, che non essendo comunque come, come diceva nell'intervista, non essendoci presente un laser in orbita intorno a Marte magari avrebbero dovuto aspettare comunque e potrebbe essere che eh, in Rio un, un suo, uh, un suo successore. successore potrebbe trovare spazio in uno dei prossimi però uh, nonostante uh, questo contrattempo è importante questo passo perché segna l'inizio di una nuova fase della geofisica planetaria della cartografia planetaria cominciando da Marte e poi verso altri oggetti verso altri corpi solidi del sistema solare cioè è un salto di eh, un ordine di grandezza nel eh, probabilmente o comunque un salto molto importante in questo tipo di misure di, di, di posizione e di posizione relativa e di distanza sono cose che la tecnologia uh, nel corso degli anni ha reso più fattibili, teoricamente fattibili da sempre, ma adesso ci sono. L'elettronica permette di, di fare queste, questo tipo di misurazioni con costi contenuti e ehm, eh, precisione maggiore rispetto al passato. Una cosa che probabilmente dovremmo chiedere un po' allo zio, eh, zio India, che ho eh, uno, Delta, eh, Oscar, Delta, Oscar, il. Eh, L'esperto tecnologo del forum astronautico.it e a proposito della, della nostra associazione e attività per fare un teaser di Astronautico 8, se non ricordo mai, dovrebbe esserci anche un intervento che parla dell'utilizzo di laser nel, nello spazio. Così? Sì, perché è uno dei punti di forza del nuovo sistema di comunicazione europeo che eh, ci racconterà il nostro Boots eh, intanto stavo mostrando qualche, sol, soltanto due immagini durante l'intervista, ma eh, è bella questa che mi ha mandato Marco prima della puntata con eh, il mock-up di eh, Schiaparelli che mostra che Henry è un, un, davvero un piccolo oggettino posto sulla sua superficie, eh, qua nel, nell'angolo, vicino alla scritta ESA. E... Diciamo che è, è molto semplice, immagino che poi vabbè la... la tecnica costruttiva per la riflettività, per la, la, la capacità di rimandare il laser nella direzione corretta, lo eh, rende un, un, un oggetto tecnologicamente molto avanzato, ma eh, con, confrontato con altri eh, esperimenti non passivi, ma che, che hanno dell'elettronica complicata, eh, io sono, sono fiducioso di, di rivederlo presto. Sì, tra l'altro volevo specificare Mike. Purtroppo um, durante la realizzazione dell'intervista, il software di registrazione, ha fatto qualche scherzetto. Chi ci ha seguito in diretta lo avrà sentito. Posso assicurarvi che il microfono ufficialmente era mutato, purtroppo era l'inizio della, della mia <coughs> influenza, non capisco, non capisco cosa stai. <coughs> era l'inizio della mia influenza e non potevo proprio trattenermi da qualche colpo di tosse, ma invece Pamela, che è il software che abbiamo usato per registrare, ha fedelmente riprodotto tutto. E eh, Va bene, ce ne scusiamo che nostri ascoltatori peraltro l'intervista è in due parti perché è stata molto molto lunga la chiacchierata circa una quarantina di minuti tra me e il dottor dell'agnello abbiamo messo la prima parte in questo episodio metteremo la seconda parte che è anche molto molto interessante specificamente per gli studenti se non nella prossima in una delle prossime eh, puntate di astronauticast magari dopo un'altra ripulita di qualche colpo di tosse qui e là eh, ah, mi ci, dispiace. Tenevo, ci tenevo a mettere qualcosa adesso relativamente vicino alla, al mancato atterraggio di eh, Schiaparelli proprio per non, non essere poi eh, indelicati nel, nel andare a riprendere una cosa che comunque non, non avrà un, un, un successo immediato e d'altra parte anche per, per stare un po' in tema, ne stiamo parlando ancora, la, 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 la missione di, di TGO è all'inizio, sicuramente eh, continueremo a parlare di ExoMars e quindi valeva la pena um, buttare questa, buttare, nel senso di introdurre questa, questa intervista che avevamo nel cassetto, è solo un peccato che appunto è diventata meno... Um, uh, Meno mi, mi, legata a, a qualcosa che si, si vede nel breve termine, sì, diciamo anche che chi ci ha seguito in diretta e ha visto, uh, Mike, le immagini che tu mandavi può aver capito la mia affermazione iniziale, cioè perché potrebbe non essere così improbabile che di tutti gli esperimenti imbarcati su, su Schiaparelli, in risia quello che funziona, non solo perché è passivo, ma perché nella per la posizione su cui è montato e per il numero di prismi che sono stati inseriti in questa emisfera che lo costituisce, potrebbe davvero essere comunque in grado di riflettere eh, qualche raggio laser sparato anche così per verificare se funziona oppure no. Chi lo Beh, sa ammesso che la struttura abbia resistito alla decelerazione improvvisa così forte dell'impatto chiaro chiaro è vero oggi tra l'altro vabbè non voglio anticipare niente è stata rilasciata un'altra immagine magari la commenteremo più Con avanti la sì 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 è e fortuna ciro... che non, ta... non volevate anticipare niente <ride> no beh, è stato... io... no, eh, così una, mezza parola, niente, una mezza parola una mezza parola eh, sì, io me l'ero appuntato durante l'intervista, ho detto oh, magari menzioniamo il fatto che potrebbe essere l'unica cosa che funziona di, di Schiaparelli, però in realtà, pensandoci bene, non lo so, deve, deve essere volato via e atterrato in una posizione, in, ma, magari soltanto con alcuni angoli di incidenza potrebbe avere, supponiamo che sia di lato, Magari soltanto con alcuni angoli di, incide di incidenza, soltanto quando il, il satellite con il laser è sull'orizzonte e punta in quella direzione. Chi lo sa? Ah, sì, penso che sparare un laser sia a costo zero in esatto. questo senso, e quindi chi lo sa. Penso che tenteranno, ma vedremo. Immagino che ci saranno dei momenti in cui nell'orbita di quegli satelliti non ci sono altre opportunità uh, tecnico-scientifiche per, per fare altre misurazioni e perché non provare a illuminare il, il cratere Schiaparelli. Bene, eh, possiamo proseguire con le eh, news, ci sono qualche piccolo aggiornamento, uh, niente di uh, lunghissimo, quindi non temete, uh, però un po' di uh, politica con una, una uh, dichiarazione di obiettivi condivisi tra ESA e uh, l'Unione Europea. L'Unione Europea ha un, ultimamente un ruolo abbastanza dominante, o quantomeno abbastanza eh, eh, molta voce in capitolo nell'ambito spaziale in maniera separata da ESA, proprio perché non si tratta di eh, due enti politicamente sovrapposti, soltanto mh, condividono, condividono molti dei membri. Paolo ci racconta quindi eh, che cosa è successo questa settimana. L'Agenzia Spaziale Europea e l'Unione Europea hanno deciso di lavorare di più insieme, rafforzando i loro eh, rapporti di collaborazione che attualmente riguardano soltanto una serie di iniziative e progetti specifici, sebbene di grande visibilità e importanza strategica, come per esempio il sistema di localizzazione satellitare Galileo. Il 26 ottobre 2016 eh, a Bruxelles è stato firmato, appunto tra l'Unione Europea e l'Agenzia Spaziale Europea, un comunicato congiunto di visione e obiettivi condivisi per il futuro dello spazio europeo. È stato firmato questo documento dal direttore generale dell'ESA, Jan Werner, e dal commissario europeo Elzbeta Bienkowska. Eh, questa firma, questo comunicato, era stato preceduto da una serie di consigli di pianificazione spaziale, eh, riunioni informali, in cui gli stati membri, i paesi membri delle rispettive organizzazioni eh, avevano chiesto l'unificazione della visione e degli obiettivi comuni. Alcuni mesi fa poi eh, c'era stata una riunione redazionale, un incontro redazionale in cui si era cominciato a identificare, a mettere insieme questi obiettivi futuri e cercare di stabilire anche una visione eh, comune per lo spazio. Eh, questa serie di iniziative partono dalla constatazione che lo spazio è al centro delle attività e eh, della vita di paesi moderni e eh, l'idea è quella di rafforzarlo coordinando le risorse. La visione comune, quindi emersa da questa serie di iniziative, è che l'Europa deve essere e rimanere un protagonista eh, importante a livello mondiale nell'ambito delle attività spaziali e deve essere anche un partner importante per progetti di cooperazione internazionale spaziale con paesi e organizzazioni al di fuori dell'Europa. Entro il 2030, secondo questo comunicato congiunto, L'Europa quindi deve essere in grado di beneficiare eh, pienamente di tutte queste tecnologie e soluzioni eh, sviluppate insieme che devono servire per poi mettere in pratica le proprie politiche e rafforzare valori importanti come la sicurezza, la conoscenza, la ricerca scientifica. Gli obiettivi eh, identificati invece in questo comunicato, in questo accordo, sono tre. Il primo è quello di massimizzare L'integrazione delle tecnologie e delle eh, risorse delle attività spaziali nella società europea e nell'economia, facendo in modo che queste tecnologie vengano usate, per esempio, a supporto delle politiche pubbliche in settori importanti come lo, eh, lo sviluppo. La sicurezza, per esempio la sicurezza della navigazione, l'utilizzo delle risorse, eh, le comunicazioni, l'osservazione della Terra e molte altre attività. Il secondo obiettivo individuato è quello di incoraggiare il settore spaziale industriale europeo in modo da renderlo competitivo a livello mondiale e eh, in modo da acquisire nuove quote di mercato e eh, nuove commesse. L'ultimo dei tre obiettivi è quello di assicurare l'autonomia dell'Europa nell'accesso allo spazio in un ambiente però sicuro, in cui eh, l'Europa possa essere protetta anche dal punto di vista delle comunicazioni e delle tecnologie da eh, attacchi alle infrastrutture, attacchi elettronici alle infrastrutture come quelli che per esempio che si stanno diffondendo sempre di più su Internet, ma estendere questa protezione all'ambito delle comunicazioni e delle attività spaziali. Dopo la firma di, questo, di questa dichiarazione congiunta, adesso il direttore generale dell'ESA, Jan Werner, sta procedendo a eh, lavorare in modo da poter portare una serie di obiettivi pratici, una serie di proposte operative alla riunione ministeriale che si dovrà svolgere a Lucerna, in Svizzera, l'1 e il 2 dicembre del 2016. Questa riunione ministeriale è una di quelle che si svolgono ogni due anni e a cui partecipano i ministri competenti per lo spazio dei Paesi membri dell'Agenzia Spaziale Europea, quindi dell'ESA. Questa dichiarazione comune non deve eh, stupire eh, perché eh, normalmente qualcuno può pensare che l'Unione Europea e l'Agenzia Spaziale Europea siano la stessa cosa. In realtà si tratta di organizzazioni diverse, nate con compiti e attività diverse che in realtà hanno proceduto in, in maniera largamente separata. Innanzitutto l'Unione Europea è un'istituzione politica del, del nostro continente, mentre l'Agenzia Spaziale Europea è un'organizzazione scientifica internazionale nata e ispirata sul modello di eh, organizzazioni analoghe, per esempio il CERN per la, la, la ricerca nel, nel settore della fisica. Quindi eh, non è scontato che queste organizzazioni collaborino e abbiano collaborato in passato, ricordavo prima uno dei casi più noti, quello del sistema satellitare Galileo, ma eh, alla base di questa dichiarazione firmata recentemente c'è proprio la consapevolezza di poter lavorare di più insieme e di poter procedere a eh, un coordinamento delle risorse. In modo da obiettire eh, da conseguire obiettivi comuni. Obiettivi poi che rendano l'Europa quel protagonista che è eh, tra le idee fondamentali di questa visione e di questi obiettivi comuni. A proposito delle differenze tra queste due organizzazioni, l'Unione Europea e l'ESA, c'è un esempio che facciamo spesso. Cioè diciamo che ricordiamo che ci sono nazioni del, che sono nell'Unione Europea ma non nell'ESA e altre nazioni che sono nell'ESA, per esempio la Svizzera e il Canada, che eh, non solo non sono nell'Unione Europea ma non sono nemmeno nel continente europeo come è il caso del Canada. È vero Paolo, eh, da questo punto di vista questa notizia ci dà anche la possibilità di ricordare ai nostri um, rientrassi... Eh, um, Scusa, ci dà la possibilità di ricordare ai nostri ascoltatori che l'ESA non è l'Agenzia Spaziale dell'Europa, ma è semplicemente qualcosa che si è evoluto da vari stati che via via si sono aggregati a formare questa istituzione. Tra l'altro il Canada ha lo status di membro associato come altri paesi eh, e non è un vero e proprio stato membro e quindi non ha per esempio diritto di voto e non ha non deve partecipare ai programmi obbligatori che sono quelli in cui tutti gli stati che sono appunto parte del core di ESA dove devono mettere una quantità di denaro ben definita. Si tratta di alcune distinzioni naturalmente tecniche che possono risultare un po' noiose, però di tutto questo secondo me è importante che il nostro, i nostri ascoltatori ricordino che non c'è una perfetta corrispondenza tra Unione Europea e ESA. Sono due cose separate, tant'è ad esempio il programma Copernicus di cui fanno parte i Sentinel, così utili in questi momenti dopo il Tragico ennesimo terremoto in Italia. Ecco il programma Sentinel, è, è finanziato direttamente dall'Unione Europea, che paga ESA per essere il braccio operativo di questo sistema di monitoraggio del territorio. Ma esatto. eh, esattamente è esattamente la stessa di... cosa che succede con, con Galileo. Infatti, volevo proprio chiederti se ESA era coinvolta in, in Copernicus, ma mi hai già risposto. Sì, è coinvolta come esecutore di un contratto di servizio con l'Unione Europea, pur non essendo, una sua, non essendo un organo dell'Unione Europea. Ecco. Il modello di riferimento più corretto, secondo me, per capire cos'è l'ESA e come funziona, è proprio quello del CERN, a cui peraltro si ispirò eh, fin dalla nascita. Sì, c'è un'organizzazione parallela e simile, eh, tanto per essere completi qui ad Armsat, che è eh, Eumetsat che gestisce i satelliti di, uh, di, uh, meteorologici, non solo, una parte anche dei Sentinel, quindi anche Eumetsat fa parte dei contractors coinvolti in Copernicus, ma uh, quando guardate le previsioni del tempo al telegiornale della sera, sappiate che le immagini dei famosi Meteosat vengono ricevute, elaborate e spedite ai consumer in tutta Europa proprio da qui, da Darmstadt, dall'altra parte della strada rispetto a ESOC. Quindi ci sono... Ci sono degli stati membri di Eometsat, quindi sì. per poter utilizzare gli, gli output della, di, dei satelliti di Eometsat bisogna essere membri della, o, o pagare probabilmente. Non credo, probabilmente ci, ci saranno quote economiche diverse e probabilmente anche priorità diverse nella fornitura del prodotto finale. Probabilmente sono clienti che hanno un prime access ai, ai dati rispetto a quelli che acquistano prodotti pur non essendo stati membri ma anche semplicemente essendo enti privati come per esempio un'azienda di... che produce previsioni del tempo che può acquistare da Eumetsat eh, le immagini grezze o comunque il prodotto finale della loro elaborazione ma cosa particolare è che viene tutto fatto in casa quindi Eumetsat eh, gestisce i satelliti, gestisce la catena di, eh, di scarico dei dati elaborazione e distribuzione del prodotto finale al cliente che, che ordina e paga Beh, comunque sì, è interessante vedere che ci sono diversi modelli. Noi siamo abituati a fare un po' il para parallelo NASA-ESA, ma NASA è, è direttamente un, un organo del governo americano, eh, esegue una direttive che arrivano direttamente dal governo, mentre invece ESA lavora per la comunità europea, per la, la, la Commissione europea, soltanto per eh, progetti che, sono, che fanno capo direttamente all'Unione all europea e non sono... Eh, non sono il core business di, di ESA, è molto, molto diverso. Se è meglio o se è peggio non, non, non si sa. È anche curioso vedere come eh, strutture nate per um, m, m, scopi molto specifici, come nel caso di Eumetsat per uh, la, uh, i servizi di uh, in, immagini dall'orbita per uh, scopi meteorologici, e eh, ESA invece con una, una, un fine molto, molto ampio, la, la ricerca scientifica e l'avanzamento la, uh, astronautico, uh, e, e non solo, ma comunque con, con lo spazio come, come riferimento, si trovino poi a essere dei uh, provider di servizi uh, per altri progetti che sono tangenzialmente legati allo spazio ma non necessariamente. Ed è curioso vedere che uh, hanno sviluppato queste, queste conoscenze e eh, la, la politica, in questo caso l'ente politico dell'Unione Europea, si trova senza una, 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 un braccio operativo come potrebbe essere NASA per gli Stati Uniti e si, si, si trova ad appaltare queste cose ad enti che sono nati per altri scopi. Non è una cosa negativa di per sé, è curioso vedere le dinamiche che hanno portato a questo. So di aver fatto un gran. Un gran... Con no, una grande confusione, è più chiaro probabilmente se ci sia dentro. Racconta delle storie parallele, enti che sono europei da un punto di vista delle loro radici, ma che non sono originati dallo stesso momento. Costitutivo, l'Unione Europea ha fatto la sua strada. ESA ha fatto la sua strada, peraltro, per chiudere con un, un momento precisino Devo dire che Eumetsat è una costola, è uno spin-off di ESA, da cui si è separato 30 anni fa. L'anno scorso c'è stato il trentesimo anniversario di fondazione di Eumetsat. Ma una volta erano tutti quanti insieme allegramente in, in ESA. Eh, il fatto che siano tutti lì gli Adamstad, tra l'altro, non, non è casuale, eh, credo. No, no, esatto. Eh, sì, uh, intanto è, è importante vedere che comunque c'è una, una forte spinta mh, politica per avere un, un, un ruolo nello spazio. Eh, potrebbe questo portare alla creazione di un'agenzia spaziale di tipo governativo europeo o una uh, riorganizzazione di ESA con alcuni, uh, una parte dei servizi direttamente legati agli stati membri dell'Unione Europea, quindi un po'. Parallela rispetto al, allo stato attuale di ESA, ovvero di, di sodalizio tra nazioni? Eh, non, non lo so, è probabile però che qualche indizio ce lo darà tra qualche settimana la, la ministeriale, ministeriale, perché comunque ESA ha una forte componente politica, nel senso che i ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dei vari Paesi membri si riuniscono una volta ogni due anni per decidere come e quanto stanziare all'ESA, cioè quali progetti finanziare di quelli esistenti, di quelli proposti come nuovi. E, e quanto? E ricordiamo che uno dei progetti che sta più in bilico e per cui noi sinceramente si incrociamo le dita è proprio ExoMars 2020. Eh, e speriamo che per allora sia disponibile magari il rapporto ufficiale su quello che è successo a Schiaparelli perché buone indicazioni, buona qualità dell'informazione aiuteranno Jan Werner a, a ottenere quei 300 milioni di euro extra che servono a ExoMars 2020 per restare viva. Speriamo in bene, ovviamente vi daremo conto di quanto è deciso nella ministeriale quando sarà il momento. Proseguiamo con la notizia di Enrique che copre i soliti aggiornamenti sulla stazione spaziale, questa volta con un po' di traffico di andata e ritorno. Soyuz MS-01 è rientrato a terra senza problemi domenica 30 ottobre quando in Italia erano circa le 5 del mattino. La capsula si è posata sul suono Kazako rimanendo verticale, in una zona della steppa a sud est della città di Zirgishan. Il russo Anatoly Ivanishin, l'americana Katie Rubins e il giapponese Takuyonishi sono apparsi in buone condizioni dopo i 115 giorni trascorsi nello spazio e dopo essere stati estratti dallo Soyuz sono stati visitati dal personale di terra, dopodiché sono stati trasportati all'aeroporto di Karakanda, dove hanno partecipato alle tradizionali cerimonie per il rientro. La missione è stata sì, piuttosto standard, sì, ma vale la pena Anatolio spendere due parole Vanishing. per Kate Rubins che alla luce della sua laurea in biologia molecolare è stata ben felice di svolgere decine di esperimenti in questo campo a bordo della ISS ed in particolare grazie a lei per la prima volta si è sequenziato del DNA nello spazio. Sempre La Rubens insieme a Jeff Williams hanno effettuato due attività extraveicolari, la prima delle quali molto importante perché si è finalmente potuto installare l'International Docking Adapter che permetterà alle capsule con equipaggio di nuova generazione, come la Orion di NASA, la Dragon 2 di SpaceX e lo Starliner di Boeing, di poter attraccare alla stazione spaziale in futuro. Col distacco Shane dalla ISS is della underway. Soyuz MS-01 è iniziata ufficialmente la Expedition 50, che per il momento è composta dall'americano Shane Kimbrough, attuale comandante della Stazione Spaziale Internazionale, e dai due russi Sergei Ryazakov e Andrei Baryshenko. Se tutto procede come programmato, i tre verranno raggiunti il 17 novembre dall'equipaggio della Soyuz MS-03, ossia Oleg Novitski, Peggy Wilson e Thomas Pesquet. Thomas è l'ultimo rimasto degli astronauti ESA della classe di Luca Parmitano e Samantha Cristoforette dover ancora volare. Chiudiamo questa breve news con una notizia recente, ossia che la prima Soyuz a decollare nel 2017, la MS-04 in partenza per marzo, sarà la prima ad ospitare un equipaggio ridotto a due persone, come conseguenza delle nuove linee guida di Roscosmos. Se volete approfondire questo argomento, potete riascoltare la prima puntata della stagione 10 del podcast dove abbiamo proprio parlato di questo. L'equipaggio di due persone sarà composto da Fyodor Jurgucin e dall'americano Jack Fisher. Se vi ricordate, Yurkucin e Fischer erano inizialmente designati come compagni di viaggio del nostro Paolo Nespoli a bordo della Sayusa MS-05 in partenza maggio 2017, però ora è composta, a parte dal nostro italiano, ovviamente da Sergei Ryazansky e Randolph Bransley. Anche la successiva Soyuz, la MS-06, partirà con equipaggio ridotto. Quindi vi raccomandiamo di seguire le pagine di Astronauti News e di Forum Astronautico per essere sempre aggiornati su questi strani turnover di astronauti a cui andremo incontro nei prossimi mesi. Beh, sì, a parte così le, la notizia così descrittiva del rientro della Soyuz MS-002. Eh, MS-01, scusate la cosa più interessante è forse proprio questa della, del, del, prim, del primo effettivo equipaggio ridotto di una Soyuz, all'inizio pensavamo che magari i posti il posto vacante Info. disponibile su questa Soyuz fosse probabilmente rivenduto o riempito con qualche altro astronauta tipo di ESA di, di JAXA e così via invece si è preferito fare è proprio un posto vuoto, e è, è, è questo è un argomento di discussione sul, anche sul forum astronautico. Probabilmente perché Roscosmo tende proprio a risparmio massimo. Nel senso, non, avendo, non dovendo pagare per l'addestramento di un di astronauta extra. Considerando che vuole mandare in orbita meno progress proprio perché l'equipaggio è ridotto, probabilmente la... si cerca di tirare la cinghia, se mi passate il termine, in questa maniera. Beh, ma è... avere un turista sarebbe stato un centro di... di guadagno, non un centro di costo, si spera, non penso che facciano uh, viaggi con turisti in perdita. Um turista o magari un astronauta ospite di qualche altra eh, con i turisti forse magari. pensavo mai che in questa configurazione il turista sarebbe dovuto rimanere sulla stazione spaziale per forse sei mesi però infatti, perché, infatti eh. ne parlavano su, ne parlava anche eh, Buzz sul forum astronautico diceva che eh, prima di poter eh, instaurare un regime di un turista ogni cambio bisogna fare in modo che eh, si torni a fare missioni taxi in cui eh, Due soliti sono contemporaneamente sulla stazione spaziale e, um, e quindi due persone vengono a dare il cambio agli altri due russi con un turista che sale con un equipaggio e scende con un altro. Come è stato fatto altre volte, come è stato fatto anche durante la missione di un anno di, di Kelly. C'è una curiosa analogia col programma spaziale cinese perché la Shenzhou 11 che è attualmente attraccata alla stazione cinese Tiangong 2 anche in questo caso è partita con... Due soli astronauti e il terzo seggiolino è rimasto vuoto, riempito con del materiale. Probabilmente vedremo come utilizzeranno il terzo seggiolino in questi voli. Sì, un'ultima cosa altrettanto curiosa è che, come ho detto, l'equipaggio diciamo, della Soyuz che porterà, riporterà nello spazio il nostro Paolo Nespoli è cambiato, però se adesso andiamo a vedere chi c'è in Kazakistan come equipaggio di backup, ci sono proprio Nespoli, Jurkucin e Fischer, ossia quello che doveva essere l'equipaggio prima di questo riarrangiamento, quindi abbiamo proprio un giro di astronauti da un attimo tenere monitorato per non perdersi. È anche vero che molti di questi astronauti sono talmente veterani che hanno bisogno soltanto di una ricertificazione e quindi questi cambi sono relativamente semplici nel momento in cui l'addestramento è, è, è limitato a, a, alla ricertificazione e a, ai nuovi payload. Quindi, eh, con un utilizzo a regime della stazione spaziale, è normale vedere questo, questa flessibilità. Uh, direi che non c'è altro da aggiungere, parliamo sempre tantissimo della stazione spaziale, possiamo parlare invece del... Eh, Paolo ha parlato per un attimo dei cinesi, non abbiamo ancora approfondito molto uh, le, le attività sul Tiangong 2, ma c'è anche qualcos'altro di cui parlare, ovvero il lancio della lunga marcia 5. Esatto Mike, perché passiamo dalla stazione spaziale internazionale a quello che è il pilastro su cui la Cina probabilmente intende costruire il lancio della sua propria stazione spaziale muscolosa composta da parecchi moduli in sostanza qualcosa che si avvicina di più a un modello MIR forse rispetto alla Tiangong 2 che di fatto somiglia invece al core module della MIR quindi un singolo elemento era importante che il lancio di oggi del lunga marcia 5 avesse successo perché è il risultato questo enorme vettore cinese di eh, una decina d'anni di sviluppo per la costruzione, i test che hanno condotto oggi finalmente alle 13:43, se non ricordo male italiane, alla partenza di questo gigante eh, spinto da 10 motori a razzo, tra l'altro tutti quanti a combustibile liquido che sviluppano secondo le cifre che vedo qui eh, sulla Spaceflight Now, perché stiamo ancora lavorando a questo articolo questa sera qualcosa come 1088 tonnellate di spinta che sono tantissime e rivaleggia per capacità con quello che in questo momento è il lanciatore più potente disponibile sul mercato che è il Delta 4 Heavy di Ula e quindi supera per, per capacità di portare carico in orbita anche l'Ariane 5 europeo e il Proton il cavallo da battaglia eh, dei russi Ehm... Um, la caratteristica principale, appunto, dicevo, è quella di avere le capacità, probabilmente in un futuro non troppo lontano, di portare in orbita gli elementi eh, più importanti della stazione spaziale cinese. E in ogni caso che una nazione che ha acquisito le capacità spaziali disponga di un lanciatore pesante è un fattore chiave molto importante perché naturalmente significa che un, con un solo lancio è possibile portare in orbita elementi particolarmente pesanti o molti elementi. Più leggeri e da questo punto di vista credo che sia anche una bella strizzata d'occhio al mercato uh, dei lanciatori perché beh, proprio nelle settimane che precedono il lancio di Ariane 5 con quattro satelliti Galileo a bordo, beh, mi sarebbe, mi, mi sarebbe piaciuto trovare qualcosa, non sono ancora stato in grado. Magari mi potete aiutare voi sul prezzo preventivato eh, di un lancio fatto con un lunga marcia 5, il grosso peso sul mercato di questi lanciatori di nazioni che sono emergenti nel campo aerospaziale e che riescono a mantenere molto bassi i costi operativi. Eh, proprio oggi, tra l'altro, è uscito un interessantissimo uh, articolo, anche qui se volete un pochino politico, ma secondo me interessante perché ci si può leggere qualche sfaccettatura della realtà non sempre a, così, eh, a, nelle discussioni di tutti, sui costi delle assicurazioni eh, per chi lancia satelliti nello spazio, e pare che gli ultimi recenti incidenti abbiano di fatto prosciugato quelli che potevano essere i guadagni dell'intero settore, perché a, a fronte di eh, costi di, di assicurazione relativamente bassi ci sono stati rimborsi multimilionari di molti, molte centinaia di milioni di dollari, um, molte... in lunga. Dimmi Mark. No, uh, giusto per non uh, arrivare alla fine della notizia, senza uh, facendo un commento che non è più legato a quello che stavi dicendo, ma uh, hai parlato di lanci commerciali. In realtà c'è una cosa abbastanza controversa per quanto riguarda i lanci commerciali cinesi, nel senso che um, uh, nel, negli anni 90, mi pare, gli Stati Uniti hanno um, emesso una legislazione che impedisce a um, uh, compagnie americane di produrre cose che vengono poi eh, lanciate con lanciatori cinesi se non sbaglio era più o meno di in, in, in qualcosa del genere e l'effetto è che nessun eh, produttore di satelliti può utilizzare eh, lanciatori cinesi per accedere allo spazio l'unico caso commerciale era un satellite cinese eh, appunto ChinaSat-6B che è stato prodotto da Talessa Legna ho appena eh, andato, sono andato sul Carmelo perché non me lo ricordavo di preciso è stato prodotto da Talessa Legna senza utilizzare componenti americani. Era l'unico modo per uh, aggirare le uh, regolamentazioni dell'Itar e, e permettere di, di lanciare il satellite con un lanciatore cinese. Direi che senza questo sforzo mostruoso di uh, fare sourcing di componenti assolutamente non made in USA, l'intero satellite non deve avere componenti o brevetti made in USA, direi che uh, è molto difficile utilizzare uh, lanciatori cinesi per lanci commerciali. Certo, sì, hai ragione, ci sono una serie di regolamentazioni internazionali che portano via alla Cina una buona fetta del mercato gestito dagli Stati Uniti, ma rimane comunque eh, una notizia molto positiva, a mio parere, la disponibilità di un lanciatore di questo tipo, anche perché guardando un attimo a quelle che sono le programmazioni dei prossimi lanci di questo vettore ce ne sono almeno un paio molto interessanti. Il mio preferito è che eh, probabilmente a questo punto nulla manca alla Cina per inviare verso la Luna la sua prima missione Sample Return, cioè sarà possibile utilizzare la capacità di carico del Lunga Marcia 5 per mandare un rover eh, o comunque un elemento in grado di atterrare sulla Luna, campionare eh, il suolo selenico e poi ripartire verso la Terra. In genere queste missioni sono particolarmente complicate perché devono portarsi appresso anche il peso del propellente necessario per ripartire dalla luna e tornare indietro uh, ci sono poi altri satelliti cinesi che sono stati annunciati come sul ruolino di marcia del uh, appunto lunga marcia 5 e però associarsi a isa marco lo diceva prima venite a trovarci a lecco Um, con uh, la possibilità di sottoscrivere una, una membership a ISA che uh, dà diritto a una tessera e la nostra uh, riconoscenza e la, la possibilità di mantenere un altro anno di uh, Astronauticast di forumastronautico.it di pagare l'infrastruttura tecnica di uh, comprare qualche microfono di ospitare qualche astronauta e cose di questo, di questo genere come ci si iscrive? se non si ha la possibilità di venire a, a Lecco si va su isa.it c'è la pagina associarsi e in fondo ci sono le istruzioni per un pagamento con, con paypal eh, non è necessario solamente eh, non è necessario fare una, una tessera è possibile anche fare una singola donazione se volete semplicemente darci un obolo un, un simbolo della vostra um, del vostro supporto e, um, oppure se proprio non, non volete toccare il portafogli e mi sembra più che onesto potete eh, Condividere quello che facciamo, tutto quello che realizziamo. Direi praticamente il 100% di quello che realizziamo è ehm, liberamente disponibile, sia che siate membri sia che no. E eh, il modo migliore per aiutarci è esporre accidentalmente i vostri amici allo spazio tramite eh, qualcosa che abbiamo fatto noi: un articolo su astronautinews.it, una puntata di Astronauticast, una discussione interessante su forumastronautico.it. E così che. Eh, il nostro scopo di diffondere lo spazio della cultura astronautica eh, al luogo, um, avrà successo. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare eh, di persona, cioè citandone il nome, quegli ascoltatori chi, di cui eh, non ricordavo i nomi nello scorso episodio, perché come sapete nonno Apollo ha una memoria nuclei di ferrite, quindi qualche volta non mi ricordo, quindi me li sono scritti. Ci avevano ringraziato e fatto complimenti su Google Plus. Giampaolo Frello detto Rantastic, poi su YouTube invece avevano commentato uno dei video dei no... di un episodio precedente. Eh, Lupacchiotta Est e un altro utente che si firma RDP RDP. Eh, A te sembra un, un nickname da, da CB, una cosa del genere. È possibile, sì, sì. E mi piace pensare che il soprannome di Giampaolo Frello Rantastic sia per il fatto che, magari mentre fa la, la corsa, mentre si allena, ascolta il nostro podcast. Vero, io mi immagino sempre gli ascoltatori che ci ascoltano guidando, perché è dove io ascolto la maggior parte dei podcast, però l'attività sportiva è più sano della guida ed è un'ottima un idea per, per ascoltare Astronauticast. Um, De donazioni, magari non mi pare che ce ne siano questa settimana. È quindi... stata una settimana magra, magra, però no, no, eh, no, abbiamo no, più no. che altro speso questa settimana. <ride> abbiamo eh, fatto no. noi molte donazioni ai conti correnti di, uh, di altri enti. Siamo... Abbiamo ordinato a questo proposito le tessere bellissime 2017 che ha disegnato il nostro Riccardo, un altro capolavoro. L'ho detto già le altre volte, ma devo ripeterlo: uno dei motivi per cui abbonarsi è collezionare le tesserine di Riccardo abbiamo ordinato i poster di Astronauticon disegnati da Riccardo e perciò se venite potreste anche prendervene uno se ne sono avanzati e magari farvelo autografare dal nostro egregio grafico eh, aziendale. Vabbè, più che poster sono manifesti, quindi... Manifesto, è... eh, ma in camera, solo appendi in camera, <ride> viene promosso a poster dopo, no? No? Dici mm, di no? Ma, insomma... Ecco. Beh, l'ho per... avuto Mike come poster per tanto tempo e quello dell'ultima convention esatto e poi eh, un'ultimissima sorpresa che però a questo punto Lo possiamo fare un disclosure perché mi sembra giusto chi verrà all'Astronauticon potrà avere anche uno di quei bei badge da appendere al collo su cui scrivere con un indelebile il proprio nome e, e se è utente del forum anche il nickname del forum così potrete presentarvi e, o come dire farvi riconoscere eh, molto molto più velocemente e efficacemente e anche questo è splendido disegnato indovinate indivina un po' da chi? dal nostro Riccardo vacca boia che puntata spoiler e eh beh ormai ci siamo dobbiamo, dobbiamo giocarci il jolly per attirare più persone possibili però per vedere il design sarà necessario venire di persona ad Astronautica esatto. beh ci avremo anche il design del nuovo forum astronautico mostrato in esclusiva Basta chiacchiere distintivi, basta chiacchiere distintivi, passiamo alle storie di Nonno Apollo. Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità. 50 anni fa, nel novembre del 1966, si concludeva il programma spaziale Gemini. Un programma di esplorazione umana dello, dello spazio condotto dalla NASA, che ebbe come obiettivi principali quelli di sperimentare, di, eh, di collaudare le tecniche, le procedure, le manovre, le tecnologie che sarebbero servite per il programma Apollo di esplorazione lunare. Il, I dieci lanci di questo programma si svolsero dal 1965 al 1966 con il lancio appunto di Gemini 12 la missione conclusiva l'11 di novembre del 1966. C'era come comandante di questa capsula l'astronauta Jim Lovell che poi diventò comandante di Apollo 13 e con lui viaggiava nel ruolo di pilota Buzz Aldrin l'astronauta che insieme a, ba a Neil Armstrong eh, fece parte del primo equipaggio a sbarcare sulla Luna. Le missioni del programma Gemini avevano in gran parte fatto acquisire alla NASA una grande esperienza con le manovre principali che sarebbero servite nel programma Porto, cioè il rendezvous e l'attracco di veicoli separati nello spazio. Ma c'era un'incognita che rimaneva aperta perché nei tentativi di attività extraveicolare condotto dagli astronauti nei precedenti voli del... del ...fortemente sottovalutate le condizioni di stress fisico, di fatica degli astronauti nell'eseguire eh, manovre, movimenti che sembravano semplici e, e il tempo, eh, il lungo tempo necessario per compiere questi, queste manovre, queste attività al di fuori della navicella spaziale in una tuta pressurizzata. Le tre attività extraveicolari condotte da Buzz Aldrin nella missione eh, Gemini 12 dimostrarono definitivamente che questi problemi potevano essere superati e che l'uomo poteva effettivamente lavorare, condurre attività fisiche anche molto impegnative come quelle che sarebbero servite per camminare e per esplorare sulla Luna. Eh, senza problemi e vennero introdotte anche delle innovazioni di cui Baz fu un protagonista per esempio per la prima volta vennero eh, utilizzate le simulazioni in piscina per simulare delle attività extraveicolari cose che oggi sono eh, attività normali nell'addestramento sono diventate una normale parte dell'addestramento di tutti gli astronauti che volano per esempio sulla stazione spaziale internazionale quindi, per celebrare questo 50° anniversario di eh, tecnologie, di imprese tecniche così importanti, per esempio del, del primo uso della, della piscina per il training alle passeggiate spaziali, che cosa ha fatto il nostro Buzz Holdrin? Beh, in quest'era di social ha celebrato il primo selfie nello spazio. Buzz Aldrin infatti nel corso di Gemini 12 nel corso di una di queste passeggiate spaziali utilizzò una macchina fotografica per scattarsi quello che è diventato il primo selfie eh, eseguito scattato nello spazio. Si alzò anzi la Visira parasole del casco proprio perché si vedesse il suo volto e questo è diventato il primo selfie dello spazio. Per celebrare la missione Gemini 12 il simbolo è diventato nella, nella, così, nella celebrazione di Buzz Oldrin proprio questo selfie. Ha prodotto Buzz Oldrin una maglietta con la foto del suo selfie che sta vendendo per scopi benefici. E eh, è un, un modo per ricordare questo programma così importante, conclusosi eh, 50 anni fa, e che ha dato il via poi la possibilità agli astronauti delle missioni Apollo di arrivare e camminare sulla Luna. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. L'avrebbe twittato se avesse, se avesse potuto, lo spazio Buzz Aldrin. Certo, probabilmente Buzz Aldrin è l'astronauta più social dell'epoca d'oro dell'esplorazione spaziale, diciamo, l'astronauta più social di, di, del programma Apollo. Mm, sì, ho sentito che Marco prendeva fiato e aspettavo, <ride> ma non... Eh, purtroppo no, in realtà ah. stavo facendo il pistola facendo vedere uno dei gadget che un vero astronautico dovrebbe comprarsi appena può. Non, non è una sponsorizzazione, è una cosa che è il cofanetto Gemini dei, della serie di video della Spaceflight. Come si chiamavano? Eeeh. In ogni spacecraft, caso. Films. spacecraft films esatto, che è bellissima e vi dà accesso a un tantissimo materiale raw se riuscite a trovarli uh, su amazon in generale ne vale la pena perché sono veramente splendidi e hanno restituito in digitale la, la bellezza e la pulizia delle immagini di, di questa impresa epica che è stato la sottovalutatissima programma Gemini che ha insegnato agli americani le tecniche del rendezvous necessarie per la Luna. Tra le altre cose, appunto, i via, il rendezvous, tutto quello che è adesso uh, la, la base delle attività spaziali umane, sono state sviluppate in, in larga parte durante, durante il progetto GEMI, il sì, sì, quando il dottor ha scritto il manuale. Ok, allora, senza una sigla, perché non ce l'abbiamo ancora, c'è la rubrica della vero degli spin-off. Vai vero! Vai col servizio! Uh, oh, ma perché abbiamo, abbiamo, la, uh, abbiamo la registrazione. Oh, ma... Ok, cioè, <ride> stasera Mike ci boicotta, eh? Cioè, ci ha fatto una testa <ride> per un anno per fare ste cavolo di cose registrate e vabbè. Oppure inquadrato la vera, diciamo, ma cosa sta aspettando? E sì, l'unica registrazione che ho fatto io ha più colpi di tosse del sanatorio di No, vabbè, vabbè, devo ancora farne una io, tra l'altro. Penso ma ci, ci voleva una puntata piena di acciacchi tecnici, era da un po' che non ne avevamo. Dai, sì. eravamo partiti benissimo con la prima, poi pian pianino adesso siamo alla qua. Tra virgolette, insomma. <ride> <ride> Via. Che cos'è un ascensore spaziale? Arthur Clarke l'aveva descritto nel romanzo Le Fontane del Paradiso, nel 1979. Ma il concetto era già stato pensato fin dagli inizi del Novecento è un lunghissimo cavo di 36.000 km che deve raggiungere un satellite in orbita geostazionaria partendo dall'equatore terrestre. Grazie a questo cavo le navette e i payload potrebbero quindi arrampicarsi fino ad entrare nello spazio ma senza più usare i costosi razzi. Potrebbe anche essere un sistema ecosostenibile perché non utilizza carburante ma senza il propellente come fanno le sonde ad arrampicarsi lungo il cavo. Ecco, a questo problema hanno lavorato sia aziende private che la NASA. La NASA in particolare nel 2005 ha aperto un progetto chiamato Centennial Challenges Program, nel quale ogni anno eh, ha sfidato dei team di scienziati, di studenti, di universitari a proporre delle soluzioni per delle problematiche tecnologiche inerenti principalmente all'ambito spaziale, ma che poi possono avere delle ricadute industriali. Il Centennial Challenges Program è stato aperto nel 2005 proprio con lo Space Elevator Challenge, in cui i team partecipanti avrebbero dovuto trovare la soluzione più adatta per fare in modo che dei robot riuscissero ad arrampicarsi lungo un cavo solamente con l'ausilio della luce e dei pannelli fotovoltaici. Questo limite eh, era dovuto al fatto che l'elevata lunghezza di un eventuale ascensore spaziale eh, non avrebbe permesso l'utilizzo di altre forme di energia, diciamo, stabile, non avrebbero potuto esserci, ad esempio, dei cavi elettrici e anche le batterie eventualmente usate sarebbe stato difficile trovarle perché ad, ad oggi non ci sono ancora batterie così potenti. Dunque questa sfida è stata proposta per quattro anni e con cavi di lunghezza sempre maggiore, si è partiti dai 50 metri, poi 100 metri fino ad un chilometro. Un solo team è riuscito nell'impresa, il team Laser Motive. Il loro segreto è stato quello di direzionare un, la un raggio laser utilizzando dei diodi laser, che sono dei semiconduttori simili a quelli usati per la produzione dei LED e in pratica riescono ad emettere una luce molto più intensa rispetto a tutti i riflettori di luce usati dagli altri team. In più, a differenza degli altri, i pannelli fotovoltaici dei loro robot riuscivano a mantenere l'efficienza energetica anche se il laser non era perfettamente puntato. Il gruppo LaserMotive ha quindi vinto il premio che oramai ammontava a 900.000 dollari e ha aperto una start-up utilizzando questa tecnologia. Al momento però non vediamo ancora ascensori spaziali in costruzione, quindi come hanno fatto a trovare il modo di commercializzare questa idea? Beh, con questi diodi si riesce a fornire energia a dispositivi in volo. I droni. Pensiamo ad esempio alle riprese aeree che vediamo nei film, oppure all'ambiente militare. I droni di oggi, come ben sa chi ne possiede uno o chi mannaggia loro avrebbe voglia di prendersene uno, ma costa un po' troppo ancora, hanno durate di pochi minuti. Ovviamente quelli militari sono ben più efficienti, però non così tanto ancora e in piena missione di, ricognizio di, ri di ricognizione non ci si può permettere di fermarsi ogni mezz'ora a, a cambiare o a ricaricare la batteria. La tecnologia della Laser Motive può indirizzare il fascio laser a un drone in volo, dotato ovviamente di pannelli solari, per tutta la durata necessaria. Fino a che ovviamente l'attrezzo è in vista della fonte laser. Se a questa tecnologia incorporiamo la fibra per trasportare l'energia, si ha il vantaggio dell'isolamento elettrico. Quindi è utile, ad esempio, in laboratori che conducono degli esperimenti ad alto voltaggio. Abbiamo anche l'isolamento da frequenze radio spurie. Quindi, se stiamo raccogliendo dei dati radio, potremmo ridurre di molto il rumore. Pensiamo ancora ai robot subacquei. Ovviamente il laser non si propaga molto nell'acqua, ma la fibra ottica può andare a sostituire i cavi di rame e aumentare l'efficienza della trasmissione dell'energia. Il sistema Power Over Fiber di Laser Motive, che andrà a fare tutto questo, è stato sottoposto quest'anno, quindi nel 2016, alla Federal Aviation Administration e sta. Attendendo per ora il nulla osta per essere messo in commercio. Probabilmente stanno attendendo di vedere quanto sono cotti gli uccelli che hanno attraversato il fascio durante i test. Ma... <ride> questo non avevo pensato <ride> molto interessante, è una di quelle, di quelle cose che eh, non escono dalla, dalla ricerca pura, o magari all'inizio sì, ma poi vengono appunto in questo caso sono, sono arrivate in una competizione, non è la, la prima volta, insomma spesso i tuoi, tuoi spin-off vanno in quella direzione. Um, sì, eh, bisognerebbe vedere eh, le, le potenze in gioco per vedere ovviamente se i vantaggi superano gli svantaggi, ma è chiaramente una direzione in cui si va per le telecomunicazioni e anche per, eh, come abbiamo parlato all'inizio all della puntata, e in questo caso per eh, la trasmissione di potenza che Interessante, si parla anche da sempre della trasmissione di potenza da uh, campi di pannelli solari in orbita fino alla superficie, o per spingere, uh, per spingere delle, delle uh, piccole navicelle extra extra planetarie, Extrasolari extra interplanetari per... inter... è quella che volevo dire. Grazie, è una parola non così complicata. <ride> Interstellari, <ride> diciamo la verità, non è una parola semplice, va bene. Sì, comunque il laser cioè, ci stanno studiando parecchio ultimamente. Eh. Anche come diceva Simone Dell'Agnello, probabilmente sarà il futuro della, della comunicazione. Poi lo vedremo ad, ad astronaut con cosa avrà da raccontarci eh, Sergio. Sì, è una tecnologia che sta veramente andando molto, molto avanti, quindi le applicazioni si sprecheranno. Bene, link della settimana. Uno abbiamo già mostrato durante la, la news sulla stazione spaziale. Sì, eh, lo trovate anche direttamente nella news dell'undocking dell e atterraggio della Soyuz MS-01 che ha scritto Marco. però è bello perché dal video potete vedere che eh, pian piano stanno aumentando un po' la qualità delle telecamere eh, che a bordo della ISS che guardano l'esterno. Ne abbiamo parlato tante volte che fanno queste EVA che magari come obiettivo secondario hanno la l'upgrade di queste telecamere. Poi il bello è il video perché anche a 60 fotogrammi al secondo e la vista della Soyuz che si allontana è veramente suggestiva. Mentre l'altra, anche questo è abbastanza consueto e classico quando c'è un atterraggio, è la galleria fotogra fotografica dell'atterraggio in cui vedete eh, la, la Soyuz dove è atterrata, il momento in cui vengono estratti gli astronauti e anche quando vengono portati all'aeroporto di Caracande di vengono diciamo addobbati con i tipici abiti Kazaki e ci sono le varie cerimonie con le matriosche, eccetera. Ormai chi è appassionato di, di, di spazio le conosce molto bene, chi magari invece si sta approcciando la prima volta alla, made alla materia, può andare a vedere e anche sorridere per questa nautica in questo caso russa, barra sovietica, in questo. Mm. Ho perso le immagini, scusate, però sono ancora qui. Uh, quindi non so se avete visto cosa stavo mostrando. Era una, una cosa carina di queste immagini del, del post-atterraggio è che possono essere uno, uno spunto per, far, per parlare un po' di astronautica a chi non, non, non ha interessi tecnici, perché è una, una dimostrazione culturale del, del, del Kazakistan. Che non si vede tutti i giorni, insomma, non è una di quelle nazioni di cui si parla tutti i giorni. Noi ne parliamo praticamente tutti i giorni per, per, per quanto riguarda gli atterraggi e le partenze della, della Soyuz. Tuttavia, interessante da, anche per chi non è appassionato di spazio di per sé. Un'altra cosa che mi ha fatto sorridere cioè, è vedere il telefono che ha usato Kate Rubins per telefonare. Cioè, di solito sono. Sono abituato a vedere un telefono stellitar che, che è sempre più grande, adesso stanno, si stanno rimpicciolendo pian piano anche quelli, quindi è simpatica la cosa. Poi magari era un, un GSM normale, però... Vabbè. Magari hanno semplicemente cominciato la copertura della ste, steppa kazaka in, in 3G. È arrivata Vodafone anche lì con, con l'offerta di Halloween, va bene, basta. Boom. Um, io non riesco a mostrare altre immagini però se non sbaglio un altro link l'ho mostrato prima durante la notizia di Marco che era il video della lunga marcia 5 forse sono anche riuscito a tornare online nel frattempo dopo un bel crash perché stasera ci mancava anche quello nella zuppa eh, come dicevo oggi pomeriggio poco dopo il lancio è stato pubblicato il primo video come Dio comanda, di questo di questa debutto del Lunga Marcia 5, e quindi al link che troverete nelle note dell'episodio, semplicemente potrete vedere a 1080p il bellissimo lift-off, praticamente al buio, con l'esplosione colorata dei motori a razzo a piena potenza e questo enorme lanciatore che per la prima volta. Si tuffa nell'atmosfera terrestre e poi eh, arriva su fino allo spazio. Interessante anche il momento dell'espulsione dei quattro booster laterali che ci mostra, secondo me, abbastanza efficacemente anche come meccanicamente avviene questo momento cruciale del, delle fasi dell'ascesa. Insomma. Pappa, eh, manna per tutti gli appassionati di queste cose, per il lato più spettacolare dell'astronautica. È un peccato che ci fosse un po' di copertura nuvolosa, però fortunatamente hanno supplito bene con queste immagini insoggettiva dello staging e anche di altre fasi, come giustamente stavi dicendo Marco. Ma proprio belle, cioè, se, se ehm, chi oggi ha avuto la pazienza di seguire tutti gli scrub e di beccare il video, quello giusto, che è durato fino in fondo, si è, si è beccato veramente delle immagini molto belle, non, non le avevo mai viste per un, un razzo cinese ad ora, probabilmente si stanno eh, aggiornando anche Anch loro con, io viene, con le web. Anche è vero, per un lunga March 5 non le avevo mai viste. Eh vabbè. <ride> Ok, poi ci sono gli astronauti quiz. Abbiamo una soluzione, della, la soluzione al quiz di cui nessuno voleva dare la risposta. Tutti dicevano, ah io la so, ah io la so. <ride> sì, alla fine Vittorio l'ha data però. È stato Vittorio, mi sembra, no? Sul forum. Dunque, il quiz era, nella storia delle EVA, di assemblaggio o manutenzione della stazione spaziale, quale astronauta si è allontanato di più dall'airlock? Il nome dell'astronauta è Scott Parazinski. Durante l'STS 120 eh, ha fatto 4 EVA in una sola missione e, ed, e, e si è allontanato tantissimo dall'airlock per andare a riparare un pannello solare. Se volete spiegare voi come mai era, co come ha fatto ad arrivare così lontano? Beh, eh, più che spiegare. Mh... In generale, quando c'è bisogno di raggiungere una, una parte un po' lontana della stazione spaziale, si montano uno alla fine dell'altro de, dei bracci robotici e fu fatto anche in questo caso a quello della stazione spaziale, se non ricordo male, venne unito quello dello shuttle per esatto. Sì. Esattamente perché era, questa attività extraveicolare era stata fatta in seguito ad un imprevisto, ossia durante la riestensione del, del pannello solare P6, una, una parte dei, dei pannelli si erano. Strappati e quindi, eh, non sapendo in realtà bene quanta perdita di energia ci fosse su quell'elemento, si è deciso di andare a intervenire. Eh, ed è stato forse anche bello anche tutto il troubleshooting con cui eh, sia gli astronauti che il personale di terra hanno, hanno confabulato. C'era eh, in quella missione c'era anche Paolo Nespoli, tra l'altro. E, e Di fatto, Paranzischi è andato a rattoppare con, con ago e filo, ovviamente, <ride> delle, con tutti insomma, le, i distinti del caso il pannello solare che alla fine ha raggiunto praticamente l'efficienza piena dopo questo intervento ed era veramente spettacolare vedere il Canadarm con il boom dello shuttle e con Scott là appeso oh, sullo, sullo sfondo nero dello spazio sì l'estensione era stata fatta anche per altre, altre altri momenti dell'assemblaggio della stazione spaziale ma in questo caso era nel, nell'estensione massima possibile dei, dei due bracci eh, sommati insieme. Credo che se lo strappo fosse stato in un altro punto del pannello, forse non sarebbe stato neanche possibile eh, raggiungerlo. Quello che mi ha colpito in quel momento era che è stato deciso all'interno della missione stessa. N nella missione hanno rilocato uno dei pannelli, l'hanno aperto, si è strappato e prima che lo shuttle facesse l'undocking hanno aggiunto questa EVA. Che è una cosa, una decisione veramente veloce. Eh, Confrontata con tutto, la, con tutto il resto dei troubleshooting che vengono fatti, che di solito um, insomma, si, si, si richiama alla calma e si, si analizza la situazione e poi magari si pianifica un EVA nel futuro. In questo caso era necessario farlo con lo shuttle attraccato proprio per avere il braccio robotico aggiuntivo e, e sarebbe stato possibile magari farlo con un altro shuttle in futuro, ma uh, è stato fatto immediatamente. Quello che um, era interessante era anche eh, uno dei problemi di questa, di questa attività. Non era soltanto raggiungere il, il, uh, il pannello solare, ma anche la possibile uh, presenza di, um, di potenziali elettrici molto alti nel, uh, tra il braccio robotico e il pannello solare. Si tratta di due punti molto diversi della stazione spaziale, che comunque vola uh, in, un, uh, in, tenue, uh, in un tenue residuo di atmosfera che può causare la ionizzazione di alcune superfici e la l'accumulo la, la, di elettricità statica. C'erano, se non sbaglio, dei, dei, degli accorgimenti, dei, bastoni, dei bastoncini um, isolanti per, per toccare, per misurare, per scaricare la, eventuali differenze di potenziale e poi alla fine è andato tutto bene. Ricordo che se lo sono costruiti apposta, questa specie di mazza da hockey per Scott Parazinski era stato modificato di fatto un'asta avvolgendola con del nastro isolante elettricamente e lui era riuscito a manovrare meglio, a toccare meglio la superficie del pannello solare senza rischiare di appunto di ricevere una scossa elettrica per trasferimento di, di cariche accumulate sul pannello. È stata una noi, missione che tra l'altro per noi è molto importante perché buona parte del gruppo diciamo storico di Forum Astronautico ha visto questo lancio dal vivo, c'eravamo io e Paolo, c'eri anche tu, c'erano tanti altri amici. È stata una missione molto interessante anche da questo punto di vista che magari ai nostri ascoltatori interessa meno però, se siamo qui è anche perché siamo diventati buoni amici durante questa, questa cosa. <ride> Poi e... c'è una chicca da aggiungere nono Apollo, vero riguardo a Scott Parazinski? Uh, sì, nel senso che dopo aver lasciato la NASA, ha seguito alcune sue passioni, alcuni suoi interessi, ha scalato, per esempio, il Monte Everest, portando con sé un frammento di roccia lunare di Apollo 11. Quindi Scott Parazzinski non è soltanto un astronauta, è un esploratore, una persona che cerca di eh, raggiungere eh, nuovi obiettivi, di eh, superare i limiti. Nuove altezze e nuove estensioni. Sì. E nuove estensioni, sì. Bene, altro link? No, altro link, altro quiz. Sì, il quiz di questa settimana. Quale nome era stato dato al primo razzo a propellente liquido lanciato con successo? Mm -hmm. Niente aiuti, niente suggerimenti, niente. No, no, allora inizialmente volevo chiedere um, chi, chi è stato a costruire, però mi sembrava poi magari eccessivamente facile. E quindi sono andata a cercare il nome di questo razzo. Ok. Allora, la risposta la settimana prossima. Non è così difficile come sembra. Infatti io avrei una risposta banale, eh, boh, chi lo sa, so, chi lo sa. So. Uh, andiamo con l'agenda e poi tiriamo i remi in barca. Allora, nell'agenda vedo solamente il prossimo weekend che c'è uno space up a Milano al Politecnico di Milano. Quindi immagino che sia una manifestazione in cui ci sono dei talk a rotazione, a è una, una un, conference, un conference come la definiscono. Quindi sì, potete andare lì e ascoltare Quindi diversi relatori. Immagino che raccontino qualsiasi cosa inerente allo spazio. Qualsiasi cosa, qualsiasi <ride> so. cosa e, e nient'altro eh, giovedì prossimo ci siamo ancora noi a tediarvi ma c'è un lancio durante la puntata? no è la settimana d'altra da no, no la, prossima, la prossima settimana che la vedo eh, esatto esatto in... è la settimana quella dopo che c'è tra l'altro il lancio di un Expedition quindi non un semplice ra ra razzo così uh -huh. la prossima expedition ma c'è lancio... anche scritto un lancio di un falcon 9 è possibile no No. Eh, aspetta, aspetta, sì, ho aggiunto qualcosa questa settimana. Dove? Le speranze non contro, eh? no, esatto, <ride> sì, sì. no, 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 no l'ho visto da qualche parte dove, dove lo stai vedendo. Giovedì 17, no, la CRS 10 non è già partita, ma eh. eh. no, no, allora quale anno hai guardato? Allora devi vabbè. aggiornare, perché l'ho messo sotto la mia agenda, eh, quella. <ride> Bo, il lui, nome dietro, non vivrò un po' le scatole con questi. <ride> Ma c'è anche qui, gli appuntamenti però... se... <ride> dal parrucchiere nello space calendar. Eh? No, però Ma a volte vedo... rischio. Eh. Rif... Cos'è? Rifare il colore non, non mi sembra un, <ride> un appuntamento astronautico. Comunque. <ride> Quando ho ehm, dei lanci che non sono prettamente sicura che siano fatti quel giorno perché magari cambiano tante volte. Perché magari mettono tipo fine novembre. Eh, cose del genere, io li inserisco, ma li metto nella mia agenda. Nel momento in cui ho la data esatta, o oh, eh, allora li, li passo a Astronautica Agenda, forse quello mi è rimasto lì da, da una vita e non l'avevo passato alla mia, <ride> che, poi, di fatto, è la situazione di default con tutte le promesse di, di SpaceX. Tu li, li metti nell'Astronautica Agenda solo un anno dopo averli inseriti nella tua... <ride> fondamentalmente. <ride> Molto bene, allora l'appuntamento è per la prossima settimana, il 10 di novembre, giovedì sera come al solito, questa sera siamo partiti quasi in orario e eh, Hangout ci ha rovinato la diretta, vediamo se succede anche la settimana prossima, eh, nel frattempo ringraziamo comunque chi ci segue in diretta il giovedì sera. E, eh, ma anche tutti quelli che ci ascoltano in podcast in differita. Cercheremo di andare eh, online con la puntata al più presto, non immediatamente, a causa di tutti questi piccoli problemi tecnici. Ma ehm, non, te, non temiate, ci siamo, ci siamo. E la puntata 4 è da qualche parte archiviata. Dovremmo soltanto metterla insieme, cucirla come i pannelli solari di Scott Palazzinski. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco. È tutto giro opposto rispetto a prima da Verona, Veronica, Remondini ciao a tutti da Veronica, da Verona ci sentiamo giovedì prossimo da Modena ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricchi Real, ciao ciao Paolo da Milano da Milano vi saluta Paolo Moroso nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it e buon ultimo Marco Zambianchi in attesa di iniziare ad imbastire questo fantastico vestito di alta sartoria che sarà la puntata 4 di Astronauticast vi saluto un abbraccio cosmico da Darmstadt da Marco Zambianchi mi raccomando quando usi la tastiera per lavorare metti i ditali perché quando si cuce no vabbè lasciamo stare uh, <ride> è ora di andare a dormire da parte mia ripeto è tutto L'appuntamento alla settimana prossima fino ad allora ad Astra.